Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, in questo momento di preghiera chiediamo di aprirci al mistero di Cristo, che attraverso la sua passione e sofferenza ha voluto morire per noi. Col dono del suo Spirito possiamo comprendere e penetrare il dono che Gesù, attraverso la croce, ha portato a tutti gli uomini. La contemplazione del suo dolore, che per noi è la sapienza della croce, ci permette di capire il senso del nostro dolore. Assomigliare a Cristo in ogni circostanza, fosse anche quella del dolore, è in modo proprio una vocazione. Preghiamo. O Dio, che hai tanto dato agli uomini, che hai dato agli uomini come modello di umiltà e di pazienza Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore, morto in croce per noi, donaci di accogliere gli insegnamenti della sua passione e di condividere la sua gloria di Salvatore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Croce in tuo, ad ora mostomine, resurrezione.
Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Vieni con la tua santa croce, hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Signore, tu ci hai detto che per essere tuoi discepoli dobbiamo prendere la nostra croce e seguirti, ossia viverla come l'hai vissuta tu, con amore, con umiltà, con fiducia e abbandono. Aiutaci a non scandalizzarci, a non ribellarci, a non cercare mille scuse per fuggire dalla nostra croce sulla quale tu ci aspetti. Diciamo insieme: sorreggici, Signore. Sorreggici, Signore. Quando abbiamo paura di affrontare la vita o ci sentiamo soli e abbandonati. Sorreggici, Signore. Quando ci sentiamo traditi dalle persone di cui ci fidavamo. Sorreggici, Signore. Santa Madre di noi, seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Gesù è caricato della croce. Quella croce non l'ha scelta lui. Ha accettato di buon grado la volontà del Padre. In quell'accettare la croce sulle spalle, Gesù ha mostrato abbandono alla volontà del Padre, povertà estrema, desiderio di andare fino in fondo, costi quel che costi, con il pensiero fisso che tutto doveva servire per la redenzione dell'uomo. Ripetiamo insieme: aiutaci, o Signore. Aiutaci, o Signore. Quando non riusciamo a convivere con la nostra croce o ci lasciamo scoraggiare dal suo peso. Aiutaci, o Signore. Quando pensiamo di non essere d'aiuto a coloro che non riescono a portare la loro croce. Aiutaci, o Signore. Santa Madre di voi, terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal profeta Isaia. Noi tutti eravamo sperduti come un regge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Il Signore Gesù si è umiliato, rivestendosi della nostra natura e presentandosi come l'ultimo degli uomini, cade a terra.
cade sotto il peso dei nostri peccati. Cade, ma si rialza per salvarci proprio da quei peccati. Anche noi, guardando a Gesù, siamo chiamati a rialzarci quando le prove della vita si abbattono su di noi e quando, procedendo a fatica, inciamperemo nella nostra miseria. Diciamo con fede: aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. Signore, rialzaci dopo le nostre cadute, perché Tu hai promesso di stare sempre con noi. Aiutaci, Signore. Signore, aiutaci nelle prove della vita e facci capire che non siamo soli. Aiutaci, Signore. Signore, aiutaci a non disperare mai. Aiutaci, Signore. Santa Madre di noi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Luca. Simeone disse a Maria: una spada ti trapasserà l'anima. Simeone aveva un giorno predetto a Maria che una spada le avrebbe trafitto l'anima. La Vergine cammina ora sul selciato segnato dal sangue del suo figlio e ripensa ai tanti giorni trascorsi con lui. Maria ha percorso la via della croce insieme al figlio. Lei è stata la prima discepola di Gesù. Il suo sì ha cambiato non solo la sua vita, ma quella di tutti noi. E come tutte le madri, lei, che è la madre per eccellenza, non abbandona il figlio nell'ora della difficoltà e del dolore, soffrendo con lui fino alla fine. L'uno e l'altra hanno risposto sì alla volontà del Padre, sì con le parole e con la vita. Diciamo con fede: aiutaci, o Maria. Aiutaci, o Maria. A comprendere e dare sostegno a tutte le madri che soffrono per i propri figli. Aiutaci, o Maria. Ad essere capaci di dare la vita giorno per giorno per i nostri fratelli, sicuri che questo dar la vita è la sola via per avere in abbondanza, come ha fatto Gesù Cristo, tuo figlio. Aiutaci, o Maria. Santa Madre di noi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Dal Vangelo di Luca. Lungo la strada fermarono un certo Simone, nativo di Cirene, che tornava dai campi. Gli caricarono sulle spalle la croce e lo costrinsero a portarla dietro a Gesù. Di fronte a chi vuol far vedere che fa tutto lui,
tu, Gesù, accetti il Cireneo per aiutarti in questa fatica troppo pesante e disumana. Concedici la grazia di saper accettare i nostri Cirenei e di essere noi stessi altri Cirenei per portare le croci di altri che hanno situazioni difficili in casa, sul lavoro, a scuola, nella vita di tutti i giorni. Facci comprendere che quel peso insieme è più leggero e si riesce ad andare avanti nel cammino della vita. Diciamo con fede: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Aiutaci a riconoscerti nel fratello che bussa alla nostra porta, nel fratello che ci chiede attenzione e ascolto. Ascoltaci, Signore. Aiutaci a non chiuderci in noi stessi e a farci aiutare quando da soli non ce la facciamo. Ascoltaci, Signore. Aiuta tutte le persone che nel mondo danno il loro aiuto a chi da solo non ce la fa. Ascoltaci, Signore. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Salmo 33. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. La Veronica asciuga il tuo volto, Signore, ma il tuo volto è in tutte le persone che soffrono, negli anziani che restano da soli o di quanti positivi al Covid, nei malati che non ricevono mai una visita, nei carcerati. E noi siamo chiamati ad asciugarlo. Il tuo volto deve essere nella nostra anima. Questo significa essere cristiani. Avere un volto dolce, sereno, mite e umile, che sa condividere la gioia e la sofferenza degli altri. Un volto che sia segno dell'amore del Padre, perché è questa la nostra fondamentale vocazione, essere Cristo. Ripetiamo insieme: mostraci il tuo volto, Signore. Mostraci il tuo volto, Signore. Quando abbiamo vergogna di dirci tuoi amici. Mostraci il tuo volto, Signore. Quando sbagliamo e non troviamo la retta via per dedicare il nostro tempo ad alleviare le sofferenze dei più bisognosi. Mostraci il tuo volto, Signore. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
dalle lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, ha spezzato i miei denti con la ghiaia, mi ha steso nella polvere. Non sono due, ma infinite volte l'amore di Dio è caduto sulla nostra terra, ha abbracciato le nostre fragilità, ha fermato il suo passo per aspettarci, si è chinato perché noi ci rialzassimo con lui, per farci camminare a testa alta, ha toccato la nostra polvere, per farci riscoprire la nostra identità di figli, la nostra dignità, ha scelto di incarnarsi, di venire ad abitare la nostra storia, ogni nostra realtà, di camminare sulle nostre strade. Lui solo è la vera libertà, è il vero amore che salva l'uomo, è la nostra pace. Ripetiamo insieme dicendo: Signore, dacci la forza. Signore, dacci la forza. Quando sembra che non ci sia soluzione ai problemi che ci capitano e sembra che siamo da soli in mezzo alle difficoltà. Signore, dacci la forza. Quando sembra che non valga la pena continuare il cammino. Signore, dacci la forza. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di lui. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Luca. Lo seguiva una grande folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Signore Gesù, le donne di Gerusalemme ti compassionarono con lamenti funebri, come se la tua morte segnasse un addio definitivo. Tu invece, dimenticando le sofferenze, asciughi le loro lacrime. È la tua missione di Salvatore, quella di consolare gli afflitti e i perseguitati. Tu, Signore, ci hai amato nei patimenti. Tu, da morti che eravamo, ci hai dato la vita. Tu ci hai resi capaci di considerare l'immisurabile amore col quale ci hai amati. Ripetiamo insieme. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per quanti soffrono e sono tristi e scoraggiati. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per gli anziani, abbandonati e ammalati, per i bambini ammalati e con poche speranze. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Signore. Santa Madre, che le piaghe del Signore.
Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Salmo 35. Ma essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa, mi dilaniano di continuo, mi mettono alla prova, mi coprono di schermi, contro di me digrignano i loro denti. Signore, tante volte il peccato mi allontana da te. Sperimento la tristezza, la solitudine, il dolore. Grazie perché dopo ogni caduta posso venire ai tuoi piedi e ricevere ancora il tuo amore fedele ed eterno, il tuo perdono che mi salva e mi dà pace. La gioia del tuo perdono in noi possa essere significativa per tanti fratelli oppressi dalla tristezza del peccato, perché possano conoscerti come il Signore e il Re che salva e perdona. Ripetiamo insieme: abbi pietà, o Signore. Abbi pietà, o Signore. Per coloro che ti tradiscono e non vogliono seguirti. Abbi pietà, o Signore. Per coloro che si sono allontanati da te nella sofferenza e per gli ammalati che rifiutano i tuoi sacramenti. Abbi pietà, o Signore. Santa Madre di noi Padre, che le piaghe del Signore siano imprese nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. I soldati poi presero le vesti di Gesù, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta di un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte a chi tocca. Signore, vedendoti così nudo e così puro, ti chiedo il dono della purità dell'anima e del corpo. Fammi candido come un bambino e fa che nella purità io sappia accostarmi a te nella intimità dell'amore soprannaturale. Per questo aiutami a lasciarmi spogliare delle mie vesti, della mia volontà, della mia immagine, della mia sicurezza, della mia dignità. Così diventerò anche io strumento di salvezza nelle mani del Padre. Ripetiamo insieme: perdonaci, o Signore. Perdonaci, o Signore. Per tutte quelle volte che non ci siamo spogliati del nostro orgoglio. Perdonaci, o Signore. Per quelle volte che non abbiamo rispettato gli altri e siamo stati indifferenti alle sofferenze che ci circondano. Perdonaci, o Signore. Santa Madre di noi Padre, che le piaghe del Signore siano
Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché quando la Santa Croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Le tue braccia aperte sulla croce, Signore, dicano all'uomo di ogni tempo che solo in quell'abbraccio eterno può ritrovare quella libertà che il suo cuore cerca fin dall'inizio della sua esistenza. A me, invece, ricordino che è così che mi chiedi di trasmettere ai fratelli il tuo amore, autentico e gratuito. Ripetiamo insieme. Dona la tua consolazione, Signore. Dona la tua consolazione, Signore. Agli anziani ammalati e soli, ai disabili, ai ricoverati negli istituti, a chi è senza nessuno. Dona la tua consolazione, Signore. Alle persone sole, stanche di vivere, e alle famiglie in cerca di pace. Dona la tua consolazione, Signore. Santa Madre di Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. Tutto è compiuto. Questa frase, tutto è compiuto, esprime, o Gesù, che tu hai fatto tutto quello che il Padre ha voluto da te, mandandoti sulla terra. Grazie, mio Dio. Ci hai lasciato la tua parola, i sacramenti sgorgati dal tuo costato. C'era ancora un dono per dirci tutto è compiuto, la tua madre. Donna, ecco tuo figlio nella persona di Giovanni. Ecco tua madre. O Maria, il tuo sì nell'Annunciazione trova la sua pienezza nel fiat silenzioso sotto la croce. O Maria, la tua fedeltà nel buio della fede sia sempre anche la mia. Sì, da poter dire nell'ora della mia morte, fiat, tutto è compiuto. Ripetiamo insieme. Donaci il tuo spirito, Signore. Donaci il tuo spirito, Signore. Perché siamo resi capaci di seguirti fino alla morte. Donaci il tuo spirito, Signore. Perché siamo resi capaci di morire piuttosto che di abbandonarti. Donaci il tuo spirito, Signore. Perché siamo resi capaci di dare la vita per i fratelli. Donaci il tuo spirito, Signore. Santa Madre di voi fa. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla madre.
dal Vangelo di Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Maria riceve il suo figlio morto tra le braccia. Disponiamoci ad accogliere come Maria l'umanità sofferente con generosità, a non rendere inutile il sacrificio di Cristo con i nostri atteggiamenti disinteressati, ma con umiltà, donando tutto senza riserve, iniziando dalle persone che ci vivono accanto, per essere strumenti di comunione fraterna, di unità e di pace. Ripetiamo insieme: custodiscici nel tuo cuore, o Maria. Custodiscici nel tuo cuore, o Maria. Quando siamo stanchi di vivere, stanchi di soffrire e ci sentiamo soli, custodiscici nel tuo cuore, o Maria. Quando i nostri cari non ci comprendono e le forze vengono meno, custodiscici nel tuo cuore, o Maria. Sono ancora madre. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo di Giovanni. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Signore, dacci il coraggio di saper morire a noi stessi, alle nostre abitudini, certezze, ragioni, al nostro io, alle nostre presunzioni, per dare spazio nella nostra vita all'altro, seppellendo tutto ciò che ci impedisce di crescere e di risorgere alla nuova vita. Preghiamo insieme dicendo: ti preghiamo, ascoltaci. Ti preghiamo, ascoltaci. Perdonaci per ogni volta che ti abbiamo sepolto nel nostro cuore e non sappiamo portare la tua speranza agli altri. Ti preghiamo, ascoltaci. Fai che riconosciamo nelle prove della vita la tua presenza. Ti preghiamo, ascoltaci. Santa Madre. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ripercorso insieme la via della Passione, meditando sulle tradizionali 14 stazioni che ci hanno permesso di andare simbolicamente ai momenti più significativi della passione e morte di Cristo, agnello immolato per la nostra salvezza. Ebbene, ogni volta che ci fermiamo a riflettere su quello che il Signore ha fatto per noi, dobbiamo anche
pensare che quel mistero, quel grande mistero, illumina anche la nostra vita attraverso la croce di Cristo. Possiamo comprendere e dare senso anche a tutte quelle cose che ci sembrano assurde, anche nella vita quotidiana di ogni uomo non mancano sofferenze morali, fisiche, non mancano prove difficili da superare. Non ultima, ecco, questa pandemia che ci ha messi a dura prova e che ha colpito tutta l'umanità. Quanto dolore, quanta sofferenza, quanti lutti per questa situazione che facciamo fatica ancora oggi ad affrontare e risolvere. Ebbene, la croce riesce a dare un senso anche a tutto questo, altrimenti davvero tutto ci sembra assurdo. Noi ci siamo fermati a meditare in qualche modo la morte e la sepoltura di Gesù, ma sappiamo bene che non finisce tutto lì, che c'è qualcosa di grande, di bello che ci riguarda e che la croce diventa come una fenditura attraverso cui poter guardare la luce del nuovo giorno, quel giorno che non conosce tramonto, quella fenditura attraverso cui filtra la luce della Pasqua e della risurrezione non solo di Cristo ma di tutti i credenti, grazie a quanto ha operato il Signore per noi, grazie a questo momento così difficile di dolore e di passione. Ecco che dalla croce fiorisce poi la vita e la risurrezione. E allora, fratelli e sorelle, vogliamo questa sera ancora una volta impegnarci a seguire con abnegazione il Divin Maestro, perché anche noi, come è avvenuto in modo speciale nella vita di Padre Pio, il quale ha avuto il privilegio di portare i segni di questo amore, i segni di questa passione sul suo corpo, ecco, possiamo anche noi sperimentare attraverso il nostro vissuto, le nostre prove, i nostri dolori, possiamo sperimentare anche noi la grazia che arriva dal cuore squarciato di Cristo. Possiamo sperimentare questa luce che illumina e ci dona speranza per andare avanti nella nostra vita feriale, quotidiana. Ecco, che il Signore ci doni proprio questa grazia di saper guardare a Lui ed avere la certezza che quello che Lui ha fatto, lo ha fatto anche per me ed ha senso alla mia vita e mi dice anche quale sarà il mio destino finale, la vita eterna in Lui. Preghiamo.
O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate avere parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Vediamo, grazie a Dio. Grande sangue innocente sei.